L'essere umano non è biologicamente programmato alla lettura e per questo è una skill che va acquisita e farlo fin dalla più tenera età è importante con i giusti mezzi e qui si inserisce il programma Nati per Leggere. Abbiamo con noi come ospite Elena Simontacchi del programma nazionale Nati per Leggere, localizzazione Viterbo. Benvenuta. Grazie mille per questo invito inaspettato e molto molto gradito. Allora, anzitutto, che cos'è il programma Nati per Leggere e un po' la sua storia e i suoi scopi? Certo, allora, il programma Nati per Leggere ha una storia annosa, è nato nel 1999, è promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus, quindi diverse realtà che cooperano. È un programma che promuove la lettura condivisa, la lettura in famiglia in età prescolare, quindi parliamo della fascia di età 0-6 anni. È un programma, come detto, nazionale, quindi addirittura ci sono circa 800 progetti sul territorio locali che si occupano di questo programma, più di 2000 comuni coinvolti e siamo orgogliosi che ci sia anche Viterbo fra questi. Non è nato come un programma governativo, è nato fisicamente da una persona privata al di fuori di quelli che sono insomma i percorsi ministeriali. Allora, l'origine arriva da fuori Italia, addirittura americana, e negli Stati Uniti nasce come programma pediatrico, quindi lo strumento del libro usato per il benessere e la salute del bambino in età pediatrica. Quindi, ad esempio, il pediatra usa il libro per vedere le capacità del bambino di impugnare, le capacità visive nel distinguere i colori, nel distinguere le forme. Quindi un vero e proprio strumento nelle mani del pediatra. Questa è un po' l'origine, infatti è coinvolta l'Associazione Culturale Pediatri. E poi in realtà è diventato un programma multidisciplinare che coinvolge veramente tante figure professionali, pur basandosi su persone come me che sono volontarie. E poi vedremo per bene la figura e il ruolo dei volontari, che cosa fate, anche con l'attenzione giustamente della realtà territoriale. Però prima, quindi c'è qualcuno che si è accorto che c'era in America questo progetto che funzionava e ha deciso di importarlo? Sì, esattamente, le buone pratiche si chiamano, no? Quando si vede qualcosa che funziona, che può avere un effetto, si importa e in realtà poi ha avuto molto successo sul nostro territorio, perché è fonte di benessere, è un programma gratuito. E questo ci teniamo a sottolinearlo, perché Nati per Leggere diventa anche un programma di equità sociale, cioè l'accesso al libro gratuito e ai luoghi del libro sono uno strumento di equità sociale. Sì, è vero, è vero. E allora, diamo qualche riferimento bibliografico. Da parte mia un qualche accenno al tema l'avevo fatto in un episodio che riguardava la parte più scientifica, ovvero la lettura vista da una neuroscienziata, in particolare questa neuroscienziata cognitivista che si chiama Marianne Wolf, con due testi che sono Proust e il calamaro e Lettore viene a casa, e lei si occupa proprio anche della lettura in età prescolare, con studio riguardo a dispositivi elettronici che non siano troppo invadenti come i tablet e quindi non inneschino subito tutti quegli errori che l'utilizzo dei un utilizzo poco consapevole ovviamente dei moderni dispositivi può portare, difficoltà nella lettura. E poi faceva rilevare anche una cosa a proposito dell'equità sociale, negli Stati Uniti, tanto per dire quanto si pone attenzione alla importanza della lettura in età insomma precoce, i piani per la
ampliamento, riduzione, la pianificazione, insomma, delle carceri viene addirittura basata in parte anche sui test di lettura alle scuole elementari. Segno evidente che la mancanza di padronanza nella lettura poi comporta alla lunga una difficoltà nell'inserimento nella società e quindi una maggiore tendenza, per ovvi motivi, a misure di sopravvivenza che vanno al di fuori della legge. Quindi è fondamentale, insomma, avere già un'abitudine, una sana abitudine alla lettura in precocissima età. Sì, poi non manca mai uno studio di un'università americana, no? E quindi, per citare qualche dato, ad esempio, alcuni studi dimostrano come un bambino che arriva alla scuola primaria senza aver avuto accesso al libro, senza che gli siano stati letti dei libri, arriva con un vocabolario che si attesta sulle 4.000-5.000 parole. Con un libro al giorno, ovviamente non stiamo parlando, anche qui bisogna distinguere il prodotto albo illustrato, libro per bambini di questa fascia di età, arriva anche a 290.000 parole. E ovviamente avere un vocabolario ampliato permette non solo di parlare meglio e di saper leggere meglio, ma permette di esprimersi meglio. E quindi trovare le parole per esprimere le proprie emozioni, il proprio pensiero, è uno strumento potentissimo, crediamo. Sì, sì, è vero. Da noi l'Istat poi conferma un qualcosa del genere, non va ad occuparsi di cose fino alla pianificazione delle carceri, ci mancherebbe, e si occupa di questioni più generali in età già scolare, perché quello che misura l'Istat è la lettura dai 6 anni in poi. Però c'è sempre il dato costante che ritorna ogni anno ad ogni indagine di una differenza marcata tra i ragazzi, quindi parliamo di una fascia tra i 6 e i 18, che sono in una famiglia con entrambi i genitori lettori, quindi ci sono libri in casa e soprattutto c'è l'abitudine a lettura, e invece famiglie di non lettori, e c'è una differenza enorme ambientale, quindi ragazzi che hanno genitori entrambi lettori a loro volta sono lettori con una probabilità del 75%, qualcosa del genere, 74-75, e quando nessuno dei due genitori è lettore la percentuale è meno della metà, il che è significativo. Quindi non solo è importante, credo, e ci arriviamo tra poco, educare i bambini, ma c'è anche da lavorare a volte sui genitori. Certo, infatti uno dei vantaggi di far diventare un genitore lettore è quello di anche avere come effetto che il genitore stesso si riscopre lettore per se stesso. E questo è un passaggio fondamentale, no? Il riaccedere a una libreria, a una biblioteca, e riscoprire anche la propria voce può essere uno strumento che aiuta anche il genitore. E su questa cosa c'è anche un piccolo rischio, no? È quello che Nati per Leggere vuole sottolineare, spesso sottolinea, o meglio, forse quello che piace sottolineare a me, è che questi dati sono tutti verissimi. La scienza, le neuroscienze, come hai detto, ci dimostrano tantissimi vantaggi sul piano intellettivo, sul piano culturale, cognitivo, eccetera. Però il mio pensiero è uno, che principalmente leggere a un bambino è un atto di cura. Cioè, se noi andiamo a leggere perché così sarà più intelligente, perché così parlerà meglio, leggerà meglio, è un discorso che va bene, perché appunto abbiamo dei dati che ci supportano, ma forse si perde di vista quello che è lo scopo principale, cioè il legame che si crea e il benessere. Anche perché nel momento in cui, leggendo a un bambino, il bambino trova un momento di piacere, di benessere, sarà portato anche da adulto a ricercare questa stessa sensazione di benessere e di piacere. Corretto, senz'altro, sì, sì. Ma allora come si innesca questo programma dal punto di vista delle famiglie?
Allora, il programma ha proprio questo scopo. Noi volontarie organizziamo eventi che sono principalmente momenti di lettura in cui presentiamo il programma. E cosa facciamo? Leggiamo, si dice leggiamo a bassa voce, perché il volontario nati per leggere non è un attore, non ha questa impostazione. Quindi un po' tipo ASMR? Noi facciamo, promuoviamo e facciamo, testimoniamo semplicemente che ognuno di noi siamo tutte diverse, purtroppo siamo tutte donne, questo è un grosso problema, tra virgolette, ci piacerebbe una rappresentanza anche maschile, però siamo persone che leggono ai bambini, il protagonista non è il libro, non è il lettore, il protagonista è la relazione, quindi quello, il messaggio che facciamo passare è che è bello leggere i bambini e che tutti lo possono fare. Quindi la voce del genitore, qualunque essa sia, è uno strumento potente nella mente e nel cuore di un bambino. Questo è il nostro messaggio. Non siamo appunto attrici, anche se nel nostro gruppo abbiamo ad esempio un'attrice molto molto brava che è Emanuela Fresi, no? E però quando noi leggiamo in biblioteca, nelle strutture che ci accolgono, il messaggio è questo: noi leggiamo oggi ai vostri bambini, ma da stasera quello è il momento vostro, trovate un momento per ascoltarvi, per leggervi e per osservarvi, perché osservare il libro è uno strumento per osservare il bambino. La conoscenza con il programma, quello che intendevo, avviene proprio di default dove c'è un presidio, nel senso che è già dentro gli ospedali, quindi sono i proprietari, i pediatri a spiegare l'esistenza del programma ai genitori, o questa cosa è limitata ai genitori che in qualche modo entrano in altri modi in contatto con il programma, che potrebbe essere social, fiere, eventi, eccetera? Allora, l'idea che sia il pediatra a promuovere il programma è veramente l'ideale, ed è per questo ad esempio che durante la settimana Nati per Leggere di quest'anno, che si è celebrata dal 18 al 26 novembre, abbiamo promosso il dono del libro. Quindi l'abbiamo fatto direttamente in ospedale, nel reparto di ostetricia dell'ospedale Belcolle, attraverso la collaborazione preziosissima delle ostetriche e dei medici, nonché delle infermiere e degli operatori. Perché il pediatra che nel momento in cui dimette il bambino dona e dà in mano un libro, l'ostetrica, che è colei che ha un rapporto di fiducia con la coppia madre e bambino, dona un libro e dice guarda questa cosa qui te la consiglio, e allora diventa davvero ancora di più un messaggio potente. Quindi ovviamente il dono del libro è solo un tassello, non pensiamo che sia sufficiente. Magari è più una cosa simbolica. Esattamente. Però ecco questo, e ci piacerebbe che anche i pediatri venissero coinvolti in questi progetti e potessero farsi insomma portavoce. Ok, no, perché il punto è proprio questo. Io ad esempio vi ho scoperti la prima volta che sono andato al Salone del Libro, che è stato 2-3 anni fa, e ho visto che c'è un bello spazio molto grande lì dedicato. Ho visto anche che a Roma a Più Libri Più Liberi c'è uno spazio, quindi almeno questi grandi eventi sono un'occasione per appunto scoprire magari cose che non si conoscevano, e c'era ampio spazio per ricevere spiegazioni, insomma, e conoscere le varie volontarie. Però il fatto è quello che se semplicemente una coppia, dei genitori non sanno che questo programma esiste, poi certo, noi proviamo a fare questi programmi di diffusione anche nelle scuole ad esempio dell'infanzia. Abbiamo delle maestre coinvolte volontarie che propongono alle famiglie dei bambini che frequentano le loro scuole, insomma cerchiamo di un po' essere trasversali in come riusciamo, insomma. Okay. Dal punto di vista della formazione, poi, che fa il programma?
Allora, noi siamo volontarie formate dal programma Nati per Leggere, in particolare il gruppo di Viterbo si è formato nel 2019 attraverso una formazione ricevuta presso la Biblioteca di San Lorenzo Nuovo, attraverso proprio un progetto di formazione finanziato dalla Regione Lazio e che ci ha permesso appunto gratuitamente di frequentare questo corso tenuto da una pediatra che fa parte anche del coordinamento regionale, che è Fernanda Melideo, da una libraia di Roma, Mariella Procacci, ed Egizia Cecchi dell'Associazione Italiana Biblioteche, che appunto fanno formazione per i nuovi volontari, e questi corsi vengono più o meno regolarmente organizzati e anche in molti paesi della provincia. Ci sono stata una formazione a Capranica, ci sono altri gruppi anche a Vetralla attivi, in cui appunto le persone che desiderano far parte del programma possono ricevere questo tipo di formazione. Bene, che tipo di risposta avete da parte di quella fascia che è piuttosto corposa di famiglie in cui non ci sono genitori lettori, che magari sono titubanti proprio a avvicinarsi all'oggetto libro perché non ne hanno familiarità e quindi anche scarsa conoscenza delle potenzialità che questo oggetto può avere nei confronti dei loro figli? Certo, allora innanzitutto è importante conoscere il libro, perché spesso quando noi parliamo di libri la persona che non è insomma abituata a parlare di letteratura per l'infanzia pensa sempre a dei volumoni, all'idea di dover sfogliare pagine e pagine verso un bambino di 2 o 3 anni. Questo non è la letteratura per l'infanzia. Negli ultimi anni è diventata veramente qualcosa di eccezionale. La letteratura per l'infanzia italiana ha un livello altissimo di qualità, e quindi l'albo illustrato, quello che adesso si chiama così, che unisce appunto l'illustrazione alla parola, ma non è detto, ci sono anche ad esempio dei bellissimi silent book senza parole, possono avvicinare proprio innanzitutto a un concetto di bellezza, perché il libro è bello oltre che piacevole appunto da sfogliare o da leggere. E io quello che diciamo sempre, ad esempio, sicuramente di sfruttare le risorse del territorio, come può essere la biblioteca, che sono luoghi di accesso gratuito, con sì, un accesso gratuito al libro. Noi abbiamo una biblioteca che ha una sala ragazzi, quindi liberamente le famiglie possono accedere e sedersi su un tappetone, su un divanetto, e poter guardare i libri e prenderli in prestito gratuitamente. E poi le librerie. Viterbo ha librerie indipendenti più di moltissime altre città, solo nel centro storico ci sono 4 librerie indipendenti, e quindi magari anche ecco il rapporto col libraio, il chiedere un consiglio, il poter parlare con qualcuno e chiedere appunto che cosa consiglia, che cosa suggerisce. E nelle librerie si può trovare anche la guida Nati per Leggere, in cui sono illustrati i libri che si possono scegliere per fascia di età, che sono consigliati, e quindi può essere uno strumento per chi non conosce l'argomento per affrontarlo. I rapporti con le istituzioni, perché il programma non è istituzionale, però vi ci sarete avvicinati all'ambiente governativo? Sicuramente, anche perché io ad esempio personalmente credo moltissimo nel pubblico, perché l'istituzione è quella che arriva a tutti e che rappresenta una sorta di neutralità. Poi le battaglie politiche sono tutt'altra cosa, ma insomma l'ente pubblico è quello che, con cui tutti hanno a che fare, che dovrebbe avere anche una sorta di autorevolezza, e quindi insomma crediamo che sia importantissimo. Sì, anche perché diciamo le amministrazioni, le istituzioni restano al passare dei vari governi, delle varie ventate politiche e ideologiche, ecco, quindi è importante poi che c'è qualcosa che resti insomma nel, noi a livello abbiamo, istituzionale. Certo, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con le istituzioni locali, hanno sempre appoggiato
i nostri progetti, li abbiamo coinvolti. Quest'anno abbiamo messo al tappeto la sindaca, perché in che senso? Perché è venuta a presentare, insomma, a partecipare al nostro progetto al Foyer dell'Unione, in cui abbiamo organizzato, e l'abbiamo messa sul nostro tappeto della lettura, e ha letto anche lei un libro ai bambini e alle bambine che erano presenti. Quindi è stato un momento, penso, piacevole, no? In cui anche una figura, appunto, come dicevo, autorevole, si mette alla stessa altezza dei bambini e legge a loro una storia. A livello nazionale il supporto è più formale o vi aiutano anche con i fatti e magari con la stessa macchina istituzionale e burocratica? No, a livello nazionale non c'è una fonte di finanziamento. Ci sono tante diverse forme di finanziamento per singoli progetti di promozione alla lettura, e appunto, ad esempio, anche i fondi regionali che citavo prima per la formazione. Però noi non accediamo direttamente a fonti e di fondi in quanto progetto nati per leggere, insomma. E la nostra stessa attività, appunto, è di volontariato. Ok, il programma è nato nel 1999 in Italia. Ok, siamo quasi a 25 anni, sì. Poco meno. Un bilancio. Ah, un bilancio se, nazionale. Se lo fate, non... se, no, un bilancio nazionale non sono in grado, insomma, io di farlo sicuramente. E posso dire, appunto, che a livello locale. No, a livello locale ci arriva una seconda parte. Certo. Volevo fare prima una introduzione generale. E, quanto è stato faticoso per il programma espandersi fino al punto in cui è adesso? Ma io penso che un po' il cuore di Nate per Leggere sia innanzitutto la passione che ci mettono le volontarie, i coordinamenti vari, principalmente i coordinamenti regionali, insomma. Quindi questo ed è anche difficile, no, capire e quantificare, perché i messaggi poi corrono veloci, ma sono difficili da numerare, insomma. Però noi, per ogni evento che facciamo, noi riportiamo al nostro coordinamento le persone coinvolte, i libri letti, quindi c'è anche un poderoso lavoro di raccolta dati e di rielaborazione, questo sicuramente. Non nulla improvvisato, insomma. No, ok, certo. E a livello europeo c'è qualcosa di analogo? Io personalmente non lo conosco perché, appunto, non ci sono sicuramente dei progetti analoghi, mi viene in mente ad esempio nel Regno Unito, quindi sì, ci sono sicuramente dei progetti similari. Che però si sono staccati, sono secessionisti. No, quindi... no, non ha lo stesso nome semplicemente, ma lo scopo è identico, quindi no, no, che era una battuta la mia. No, però intendevo, avrete in mente di interfacciarvi proprio con l'istituzione comunità europea? Questo... Approfittando del fatto che ci siamo dentro, c'è... Cioè, questo non lo so dire io, insomma, come gruppo locale non lo so dire, però... Ti farò sapere. Ok, va bene. E in particolare vediamo che cosa accade qui nel territorio per una volta, insomma, che abbiamo un contenuto che riguarda proprio Viterbo. Quindi, allora, innanzitutto, come è organizzata il programma a livello, come si passa a livello nazionale, a livello locale? Il programma promuove questi corsi di formazione di cui parlavo prima, e ad esempio, appunto, noi del gruppo di Viterbo ci siamo conosciuti alla biblioteca di San Lorenzo Nuovo, e dopo da lì è nata, insomma, l'attività vera e propria del gruppo locale. Quindi il programma offre la formazione e poi diversi gruppi locali si occupano di promuovere sul proprio territorio il programma nazionale Nati per Leggere. E quindi il volontario ha proprio questo ruolo di conoscere il territorio e di voler contribuire ad apportarvi un valore.
poi avrete dei rapporti a livello, immagino, poi regionale, nazionale, esattamente, eccetera. Noi siamo in contatto perenne col coordinamento regionale che ci sostiene, che fornisce ad esempio i materiali grafici, anche per avere un'omogeneità, no? Quindi certo, le nostre locandine, le nostre carte intestate sono uniformi sul territorio nazionale. Ci sono delle azioni a livello regionale di promozione appunto del programma, e noi appunto al coordinamento regionale chiediamo anche consigli, chiediamo insomma riscontro per le nostre attività e riportiamo sempre tutto ciò che fa. Di fatto il programma nazionale Nati per Leggere non prevede forme di associazionismo, cioè noi a Viterbo siamo un gruppo di volontari ma non siamo un'associazione. Okay. Quindi delle associazioni possono contribuire al programma, ovviamente, ma ospitarlo al loro interno, in questo senso. Ad esempio anche promuovere iniziative, certo. Allora, quando è partita a Viterbo Nati per Leggere? Allora, formalmente il gruppo è nato nel 2019, quindi dopo il corso di formazione ci siamo ritrovate, abbiamo detto facciamo qualcosa sul territorio. Ovviamente non era la prima apparizione di Nati per Leggere a Viterbo, come dicevo ci sono state delle attività, la biblioteca stessa ad esempio ha un piccolo scaffale ma molto fornito di libri proprio con il marchio Nati per Leggere, cioè in cui il programma ne ha riconosciuto il valore, tra virgolette, e anche l'associazione, ad esempio l'associazione di cui facevo parte, Ecococcole, ha promosso delle azioni di lettura, delle iniziative, quindi ecco, diciamo che il territorio già un pochino era, però un gruppo formale è nato nel 2019. Però effettivamente un gruppo territoriale si costituisce quando c'è almeno una o un volontario. Sì, noi adesso insomma siamo un bel gruppo nutrito. Quanti? Allora, anzi, adesso 2, 4, 6, 8, 10, 12, siamo una quindicina, diciamo. Ah, beh. Una quindicina di donne. Per la provincia, ovviamente. Cioè, no, non arrivate addirittura a suddividervi nei vari comuni? No, noi siamo solo sul comune di Viterbo. Ah, solo sul comune di Viterbo? Solo sul comune di Viterbo. Poi nei paesi della provincia ci sono gruppi ugualmente attivi. A Vetralla un gruppo attivo, a Capranica, come dicevo, adesso non voglio dimenticarne alcuno, ci mancherebbe. Però il gruppo di cui parlo è sulla città di Viterbo. Ok, ho capito. Quindi c'è maggiore capillarità e quindi si arriva meglio poi alle persone. Anche perché siamo poi tutte diverse, per cui non siamo omogenee né nella nostra formazione né ad esempio nella nostra professione. Si pensa spesso che il volontario lo possa fare chi è magari un educatore, chi è un maestro, questo in realtà non è così. Abbiamo al nostro interno un gruppetto di maestre, insomma, di insegnanti della scuola dell'infanzia, una professoressa di una scuola di primo grado, insomma, ma abbiamo anche semplicemente persone che hanno a cuore questo progetto e che senza alcun ruolo professionale particolare, io stessa sono un'amministrativa, quindi non è il mio lavoro principale, però promuovono il programma. Vabbè, ovviamente poi avete avuto anche un corso di formazione. Sì, noi l'abbiamo avuto. Nel dettaglio, perché magari c'è qualche volontario o qualche volontaria, non per forza a Viterbo, anche in altri posti d'Italia, anzi, questa potrebbe essere un'occasione per far nascere altri programmi locali. Che si fa se si vuole entrare a far parte dei volontari o delle volontarie? Si guardano le pagine Facebook principalmente dei gruppi regionali Nati per Leggere, dove vengono pubblicati regolarmente i corsi di formazione organizzati. A quel punto, quando si vede un corso nella zona di proprio interesse, si può fare domanda e da lì si parte con la formazione. Ah, tipicamente in cosa consistono questi corsi e quanto durano? Allora, i corsi non sono particolarmente impegnativi, dipende da che tipologia. Possono durare ad esempio uno o due weekend, anche per favorire ovviamente chi lavora. E l'importante è poi l'attività di affiancamento,
quindi non solo la formazione in sé teorica, ma anche un affiancamento con le persone che già sono volontari e volontari, e da lì poi piano piano si prende confidenza e si legge. Ho capito. E la realtà qui di Viterbo com'è? La realtà di Viterbo risponde... Dal vostro punto di vista, ovviamente. Certo. Allora, in realtà quello che possiamo dire è che la realtà locale è sempre risposto molto bene agli stimoli del programma. Quando, ad esempio, quest'anno abbiamo organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura una mattinata di promozione del programma al Foyer dell'Unione, quando ci hanno detto facciamo attenzione perché per il piano di sicurezza c'è un numero massimo, e noi abbiamo detto ma vuoi vedere che a Viterbo 100 persone sono interessate alla lettura per bambini? Ebbene, il gruppo era, il numero massimo era 97, ne sono entrate 95. Quindi ci siamo. Diciamo che è stato ad esempio un momento molto bello, molto gratificante vedere le famiglie la domenica mattina entrare nel foyer. Fra l'altro abbiamo la fortuna di avere questi luoghi meravigliosi, quindi che creano bellezza anche intorno, insomma. E è stato molto bello, abbiamo condiviso questa lettura con tante famiglie di bambini 0-6 anni sedute appunto su questo tappeto, semplicemente a leggere insieme. Ok, e risposta quindi delle famiglie? È vero che sono magari solo 4 anni, quindi noi è un po' presto. Noi abbiamo sempre il pienone, quindi devo dire che ci dà molta soddisfazione. E invece contatti extra eventi? Extra eventi noi li facciamo con la nostra attività di tutti i giorni. Per noi è sempre una scusa buona parlare di Nati per Leggere. Quando siamo sul luogo del lavoro con la collega che ha partorito da poco, con appunto la famiglia del bambino che abbiamo nella nostra scuola dell'infanzia, insomma il programma diventa un po' un ci piace, quindi fa parte un po' del nostro messaggio che ci piace portare indipendentemente appunto dagli eventi o dalle grandi iniziative, no? Perché poi alla fine è il supporto alla famiglia, un supporto alla pari, se vogliamo. Sì, sì, quindi... sì, certo. E rapporti con le scuole per l'infanzia? Rapporti ce li abbiamo, abbiamo anche appunto delle maestre delle scuole dell'infanzia della città di Viterbo, e quindi facciamo anche delle letture con i bambini, ovviamente informando le famiglie di questa iniziativa, proprio perché il messaggio principale non è stiamo facendo una lettura animata per far passare ai bambini un'ora in più, ma vogliamo far capire ai bambini quanto è bello ascoltare sì. Leggere, quanto è bello un libro, e quindi facciamolo tutti. Oh, a proposito di, l'abbiamo detto nella prima parte, la lettura ad alta voce instaura un rapporto umano, e anche questo è un aspetto fondamentale. E dal punto di vista dell'educazione alle nuove tecnologie digitali, un po' come vedi tu la cosa a livello sia vostro di Nati per Leggere che a livello di istruzione, insomma, nazionale, perché uno degli aspetti che un po' rischiosi è che non solo si inneschino poi magari delle, questo però è un'età un po' più avanzata, degli errori sistematici nella lettura collegata alla velocità, allo scrolling e all'ipertestualità, ma anche una tendenza appunto a venir meno di quei rapporti umani che invece la lettura pubblica invece instaura, perché sostanzialmente se io do un pad, un cellulare a un bambino fin dalla tenera età, questo sta davanti a uno schermo e si isola. Certo, sai, a me quindi è vero che possono essere strumenti preziosi poi per l'apprendimento, perché per certi versi possono essere accattivanti, però poi il trovarsi rinchiusi e isolati è un qualcosa che poi si trascina nell'età successiva. Assolutamente, sai a me cosa colpisce molto? Che
per guardare lo schermo, i nostri cellulari in particolare, noi abbassiamo lo sguardo. E invece forse appunto ai bambini e ai ragazzi andrebbe un pochettino fatto vedere, perché noi quello che diciamo passa da un orecchio all'altro, quello che facciamo è quello che rimane. E quindi fargli vedere che lo sguardo si alza, si può guardare verso l'alto, non sempre verso il basso, e si guarda verso l'alto, si guarda verso le cose belle, si possono integrare entrambe le cose. Come ti dicevo prima, il libro diventa anche uno strumento, un mezzo per osservare il bambino. Quindi guardare insieme un libro è uno strumento per incrociare lo sguardo. Quindi incrociare lo sguardo di un bambino e toglierlo dal nostro schermo e conoscerlo anche di più, perché a volte questa è una cosa che ho imparato più da mamma che da lettrice, si dà un po' per scontato, no? Che sono i nostri figli e quindi li conosciamo perché siamo le mamme, siamo i padri. E invece i nostri figli sono persone altre da noi ed è veramente bello scoprirli e crescere insieme a loro, e questo il libro può essere uno strumento. Allora, diciamo, iniziative poi nelle biblioteche, come vanno? E soprattutto come vedi che sono vissute le biblioteche qui a Viterbo? Allora, noi abbiamo la biblioteca consorziale, che appunto ha una sala ragazzi dedicata appunto alla fascia di età più piccola, con una sezione nati per leggere con il libro 0-6 anni. L'accesso alla biblioteca è, come dicevo, gratuito. A Viterbo forse è ancora un po' bassa, ma questo dovrei chiedere alla nostra bibliotecaria per i dati precisi. Però è veramente un luogo, come dicevamo prima, di equità, perché chiunque può accedere a una biblioteca e può prendere un libro in prestito. E quando noi organizziamo le nostre letture in biblioteca è sempre un momento molto bello, diventa un luogo davvero di condivisione, di sorrisi, di parole. Ok, un'altra questione che poi toccherò per bene quando farò un episodio dedicato le consuete relazioni annuali Istat che riguardano la lettura e la produzione. La produzione libraria in Italia è costantemente, anche se di poco, in aumento. Si parla di cifre mastodontiche rispetto al numero dei lettori. Quindi, ti è capitato di genitori che magari erano spaesati perché letteralmente in questo oceano immenso sterminato di pubblicazioni non sapevano come orientarsi riguardo a che libri posso prendere per fare una lettura ai miei figli piccoli? Sì, questo sicuramente capita, perché appunto sia perché la produzione è molto alta e sia perché c'è poca conoscenza del mondo dell'albo illustrato e di questa tipologia di letteratura per i bambini. Però, insomma, innanzitutto la biblioteca può essere un ottimo strumento, perché prendendo in prestito varie tipologie uno può scoprire qual è quella che poi è più confacente. E poi, appunto, come dicevamo, il rapporto con il libraio, con la persona, con la libraia a cui si può andare, oppure insomma spiegare qual è la propria volontà, e sicuramente si trova un supporto. E noi stesse volontarie, ci capita che delle famiglie ci chiedano consigli su cosa possono leggere ai propri bambini. Eventi futuri, posti in cui sarete, insomma, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi occasioni di incontro al pubblico, diciamo. Allora, a gennaio noi faremo una riunione in cui stabiliremo un po' il nostro calendario annuale, quindi poi anche attraverso la pagina appunto Facebook di Nati per Leggere Lazio c'è la possibilità di venire a conoscenza, insomma, degli eventi, o attraverso la pagina sempre Facebook Viterbo per i bambini ci sono sempre gli eventi che organizza il gruppo, insomma. E quindi sicuramente aspettiamo chiunque voglia venire a leggere con noi. Ok, ovviamente poi vi si può contattare tranquillamente tramite i social, che credo sia il modo più facile.
Sì, purtroppo non abbiamo una pagina locale perché altrimenti sarebbe veramente, insomma, dispersivo, però sicuramente attraverso il coordinamento, attraverso, insomma, gli eventi siamo sempre disponibili. Ok, diciamole tutte le pagine social, sia locali, partiamo da quelle locali e poi diciamo anche i riferimenti nazionali, così anche giustamente chi è fuori Viterbo però è interessato al programma può prendere ulteriore documentazione e poi può contattare le varie volontarie e volontari locali. Certo, allora a livello nazionale c'è il sito internet che è molto semplice, molto accessibile, in cui si trovano veramente tutte le informazioni su che cos'è il programma, sulla figura del volontario e sulle iniziative, quindi questo sicuramente. A livello regionale c'è la pagina Facebook Nati per Leggere Lazio, dove appunto vengono pubblicati tutti gli eventi e tutte le iniziative che si svolgono nel territorio regionale, e poi non abbiamo appunto una pagina del gruppo di Viterbo, però ad esempio ecco su Viterbo per i Bambini si trovano le informazioni e poi ho anche l'indirizzo, insomma ognuna di noi può usarlo, se qualcuno che ascolta volesse informazioni può scrivermi a elena.simontacchi@gmail.com e sarò felice di informarlo. Una delle ultime domande, questa è un po' scomoda, tornando sempre ai dati Istat, fanno vedere che almeno a livello nazionale la quantità di lettori, la percentuale di lettori, per essere più corretti, negli ultimi anni è rimasta abbastanza costante. Penso che il progetto abbia in mente di sfondare questa barriera del sempre 40 e poco più per cento. Però quanto pensate che il vostro lavoro possa essere un trampolino di lancio e invece quanto credete che bisognerebbe anche migliorare nelle fasi successive dell'istruzione, insomma della vita di un ragazzo, di una persona in genere? E secondo voi, se avete anche suggerimenti poi per passati 6 anni essenzialmente? Allora, dal punto di vista del programma sicuramente, insomma, più lettori ci sono meglio è, e però appunto lo scopo principale è quello di sostenere le relazioni, i legami, quindi quello sicuramente il libro è uno strumento, insomma, quindi quello è lo scopo principale, supportare le famiglie in questo lavoro di relazione. E per quanto riguarda la fascia di età più altina, quello come mamma ti posso dire, avendo anche due figli adolescenti ormai, è vero e condivido con te che poi nonostante tutto quello che si fa è un periodo veramente delicato e i ragazzi bisogna sostenerli, quindi assolutamente anche dopo i 6 anni, anche quando Nati per Leggere tra virgolette finisce, è importantissimo avere azioni, però ecco quello che dicevamo anche prima, è importante che sia anche l'adulto un lettore, quindi una casa in cui ci sia la disponibilità del libro, in cui ci sia proprio anche visivamente, no? Una biblioteca, un qualcosa in cui si vede, e vedere che il genitore trova benessere, piacere, passare il suo tempo libero a leggere, ecco questo forse è il passaggio più importante. Ultima questione, secondo te mancano anche le occasioni sociali legate al libro che riguardino sia ragazzi che genitori? Perché a volte magari gli eventi vengono visti, secondo me, come un po' o noiosi o sono legati effettivamente al mercato, senza nessuna condanna, insomma, per fiere e presentazioni, però tipicamente le presentazioni dei libri parlano a chi già magari legge o è interessato esattamente a quell'argomento, quindi non ti creano sicuramente lettori stabili. Certo. E forse magari posti, luoghi ed eventi che facciano vivere il libro in maniera un po' meno ingessata, diciamo,
non so se ce ne sono abbastanza, secondo te se mancano, bisognerebbe lavorare in tal senso? Guarda, ad esempio ogni anno io porto me stessa e i miei figli a Pagine a Colori a Tarquinia, un festival della letteratura per l'infanzia, e in cui veramente le azioni sono trasversali, cioè sia l'incontro col lettore ma anche i laboratori manuali con gli illustratori ad esempio, quindi insomma veramente azioni diverse, sono coinvolte le scuole ad esempio del territorio. E questo, se mi dici se sogno un festival della letteratura per l'infanzia nella città di Viterbo, beh sì, sarebbe un ottimo strumento in cui appunto possano esserci forme di comunicazione diverse per arrivare davvero a tutti. Si sta diffondendo lo strumento dell'audiolibro, sta andando bene, e quindi automaticamente anche tutti quei voice actor, voice over talent che ci lavorano stanno diventando più numerosi, più competenti, più apprezzati. Secondo te può essere uno strumento l'audiolibro per avvicinare di più alla lettura e soprattutto anche quegli eventi che promuovono la lettura in pubblico, anche giustamente fatta da professionisti che possono metterci una buona dose di coinvolgimento da parte del pubblico? Certo, prima parlavo insomma del programma Nati per Leggere, che non è il suo scopo preciso, ecco, noi non siamo attori e non ci mettiamo un palco sull'alto, ci mettiamo allo stesso livello, e quindi chiunque, il messaggio è che chiunque può leggere, però sicuramente degli eventi di lettura ad alta voce, ma anche appunto l'ascolto di una voce che racconta una storia, sicuramente può essere anche quello, ecco, non esclusivo, a cui si affianca la bellezza di guardare un'illustrazione. Abbiamo veramente degli illustratori di altissimo livello in Italia, adesso mi vengono in mente insomma da Beatrice Alemagna, Jack Tessaro, insomma quelle persone che fanno del libro uno strumento veramente di bellezza, e quindi insegnare anche a sfogliare, a guardare, a osservare, a stare attenti al dettaglio, ecco, fa parte anche questo del messaggio. Sì, sì, la componente poi fisica anche del libro è importante. Certo, perché... però certo, come dicevi tu, la voce. Sì, beh, sì, dà sicuramente un'impronta, e credo che potrebbe essere uno strumento per chi, come ripeto, è poco familiare col libro, già approcciarsi a questa forma differente che magari uno associerebbe un po' più al cinema. Ci sono anche produzioni a più voci di audiolibri che vengono chiamati così, più o meno propriamente cine-audiolibri o audiolibri cinematografici, qualcosa del genere. Comunque forse può trascinare magari i lettori, gli adulti più titubanti, e quindi possono anche trasmettere poi, certo, ai figli la lettura. E d'altra parte, come citavo prima, esistono invece i libri silenziosi, i cosiddetti silent book, e quelli ad esempio possono diventare uno strumento anche di mediazione culturale. Se pensi che anche la nostra realtà territoriale è una realtà sempre più integrata, e quindi a volte la lingua e la parola possono diventare al contrario un ostacolo, no? Quando non c'è la conoscenza della lingua. Ecco, ad esempio a Lampedusa c'è un'intera biblioteca fatta di libri silenziosi, perché qualunque bambino o bambina che arriva sfogliando un libro senza bisogno di saper leggere quella parola nella lingua italiana può comunque accedere al contenuto, e anche questo penso che sia un messaggio molto bello. Nati per Leggere, proprio Mamma Lingua, che è un programma che si basa su questo, no? Sull'avere dei libri anche in lingua straniera, nelle lingue che si stanno diffondendo maggiormente, per mettere in questo modo appunto, oltre all'equità sociale, la comunicazione anche fra persone che non parlano la stessa lingua. Perfetto, siamo in chiusura, ringrazio la nostra ospite. Io ringrazio voi davvero per l'occasione che ci avete offerto. Quindi ricordiamo i contatti di Nati per Leggere per chi è interessato, e agli ascoltatori do come sempre appuntamento alla prossima settimana.